Lo sono carissimo. Ciao Andrea. Allora, raccontaci le ultime novità sportive, dai. Ma diciamo le ultime novità sportive sul fronte Clodiense, bisogna aspettare la decisione della federazione per il pescaggio. Quindi non sappiamo ancora se sarà Eccellenza o Serie D. Questa decisione sarà importantissima per capire esattamente cosa si farà il prossimo anno per quanto riguarda la prima squadra della città di Chioggia. E mi dicevi anche, prima mi stavi parlando di un altro Chioggiotto che... Sì, sempre in riferimento al calcio c'è questa bellissima notizia che Marco Scarpa, il mister che ha allenato l'Unione Chioggia Sottomarina l'altro anno, quest'anno farà parte dello staff della Nazionale Italiana di Calcio, insieme con Sacchi, con Prandelli, Viscidi, e lui avrà proprio la responsabilità di fare l'osservatore dei miglior talenti del calcio. Anche qualche informazione sugli eventi locali? Sì, la domanda è proprio opportuna, Andrea. Stasera al Centro Sportivo Lions ci sarà la 22esima edizione del torneo Città di Chioggia di calcio a 5, si affronteranno in finali le squadre della Momolina e dell'Alchimia, ci sono rappresentati i migliori giocatori della città di Chioggia, e alle ore 21 ci sarà il torneo Under 18, la finale del torneo Under 18. Quindi stasera Centro Sportivo Lions, grande calcio, anzi calcetto. Non bisogna mancare allora. Assolutamente no, Andrea. Grazie, sai. Grazie Andrea, ciao. Ciao.